E qua è l'organo eliocaustico, la proiezione del sole fa notare come questo elemento sia nell'acqua, ma anche nell'altra rappresentazione di Kircher delle proiezioni. Vediamo come questo sole finisce nell'acqua, in un liquido, in un contenitore. E allora penso io, non è che la proiezione di questo gioco eliocaustico nel centro e con specchi tutti attorno che ci creano wow, la luna, lo spazio, Elon Musk, Armstrong e ste cazzate. Bomba, un planetario, un proiettore centrale che proietta tutto con un gioco caustico. L'occhio di Sauron, andiamo avanti, che è la cintura di anelli, di specchi, con l'occhio centrale che proietta, l'occhio di Sauron, e ci proietta in alto, proprio come fa un occhio umano. Al contrario, ci viene l'immagine dall'altra parte. Sbam! Una mezza sfera, schermo. Ehi, ciao, sono Ante Omnia e mi piace il fantasma di Pepper. 2. Il Merkaba. Ezechiel dice che dalla Merkaba, che è il trono di Dio e che è di zaffiro, esce luce blu, come quella del zaffiro. E allora, se il Merkaba o questo illuminandro è in cielo, in alto, e guardate tra l'altro i gesuiti come ti rappresentano i cattolici l'organo eliocaustico, o no? Planetario Carl Zeiss, il più antico del mondo, Zeiss Zeus. Oi! Va bene, andiamo avanti, che non mi voglio perdere. Lo zaffiro era considerato nell'antichità come un potente talismano, come una stella per guidare i viaggiatori e gli esploratori, quindi è rappresentato dai massoni in alto, come Polaris. Non è che zaffiro, lo zaffiro è il trono di Dio, è la base o la Gerusalemme paradisiaca sentata in un letto di zaffiri o di un cristallo in alto che illumina anche il nostro cielo e l'acqua di blu. E il sole e la luna sono solo punti luce, caldi e freddi. In India c'è una leggenda che racconta che la regione dell'Himalaya era popolata da giganti che, sfruttando la bruma, non mi ricordo cos'è, tipo la nebbia forse, cose così, rubarono pezzi di cielo e lo conservarono. Ed erano zaffiri, che adesso sono nascosti dai giganti nelle montagne. Zaffiro nelle montagne. Zaffiro nelle montagne. Pezzo di cielo. Lo zaffiro nell'antichità rappresenta la connessione diretta con il cielo. E Polaris, che dall'altro vediamo blu, è il polo per i marinai, il punto guida, la stella guida. La pietra del destino per alcuni cristiani, con 6 raggi. 6 raggi, Solomone mio, sigillo. Va bene, ma
andiamo avanti. Alessandro Magno, secondo le leggende scritte nel Corano, viaggiando per il mondo arriva nel centro di una città, vediamo se... in cui c'è un palazzo tipo e c'era dentro una lampada con un cristallo, un gioiello rosso su di un pilastro. I raggi rossi di questo gioiello si riflettevano nell'acqua e illuminavano tutto il palazzo come il sole. Ah, te lo dici qua. Organo eliocaustico. Nel viaggio di Alessandro scopre dov'è l'organo eliocaustico. Andiamo avanti. Alessandro Magno, quando viaggia nelle vicende con Gog e Magog, arriva ad un certo punto vede un muro circolare di zaffiri. Fatto da 100 colonne di zaffiro, un muro di zaffiri, una cintura di zaffiri, una montagna di zaffiri. Adesso Du al-Zu'al-Karnian, che è l'equivalente, il cornuto, che abbiamo visto nell'altro video di Alessandro Magno, il doppio corno, figlio di Zeus Ammon. Zu'al-Karnian, o Alessandro Magno, scala il monte proprio come le vicende di Magno, perché sono la stessa persona. Fatti un monte fatto di smeraldi, di cristalli, che forma un anello che circonda la terra. Quindi, come abbiamo visto, qua abbiamo ragione. E vede dove il sole tramonta nel mare fetido. Ai confini c'è un mare fetido. Il sole affonda in una pozzanghera scura, torbida. O è un organo eliocaustico, con proiezioni di cristalli e specchi del muro di cristallo di zaffiri. Noi vediamo tutto il cielo azzurro grazie anche al cristallo dominante in alto, e il sole è solo un gioco caustico. Andiamo avanti. La tria prima. Il cristallo massonico, come vedete, è proprio rappresentato il cristallo che c'è in alto. Adesso, tre elementi, sempre vediamo la luna, questo Polaris o Venus e il sole, come tre luci, no? Ma io penso che questo sia Yahweh, il cristallo blu. Il sole è lo zolfo, la luna è il mercurio, magari la tria prima, o funziona con il mercurio, perché forse è il mare fetido è il mercurio, o il selenio dalla selene. E vedremo poi che il selenio è identico alla luna. Andiamo avanti. Tria prima, e vediamo ancora qui tre elementi più un proiettore. Il proiettore. L'organo eliocaustico. Andiamo avanti. Tria prima, sole, luna e San Gioveschi. Il cristallo. Blu, giallo, rosso, forse zaffiro, zolfo, mercurio o qualcosa del genere.
Zolfo Mercurio Rame. Allora, vedete come qui sono rappresentati questi tre elementi. Nell'antichità, storia di Sumeri. Andiamo avanti. La struttura è sempre a 4, come abbiamo visto, nel senso che ci sono tre luci che danno il gioco di luci e ombre, con un proiettore centrale. C'è sempre una cosa nel centro che rimanda a tutto. E lo rivediamo qui, il proiettore centrale di questo planetario gigante, la cintura di cristalli, e il gioco è fatto. Vediamo come Apollo e Mercurio. Mercurio è sempre come con l'elmetto, Apollo è sempre dorato. Rappresentazione di Apollo con queste punte di cristallo. Perché? Perché l'Apollo è lo zolfo, il cristallo di zolfo, è così. D'accordo. Il Mercurio è rosso, sempre con l'elmetto rosso, vestito di rosso. Il Mercurio rosso, che c'è anche in natura, ed è usato per armi nucleari, si dice. Tombola. Mercurio rosso. Hai capito? Il Sole. Queste punte. Apollo, il Sole invicto. È perché il cristallo di zolfo è così. L'oro sulfureo. Ancora lo zaffiro, forse è il terzo elemento. Il rubino e lo zaffiro sono molto simili, partono dalla stessa fonte, si dice. E che privati di colori siano entrambi diamanti, siano la stessa cosa. Si dice che per gli antichi questi materiali provocassero, avessero il dono dell'invisibilità, forse per il gioco di luci. Capite dove voglio arrivare? Ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella. In questo modo sarai avvisato della piattaforma quando pubblicherò contenuti di questo genere. Non dimenticare di lasciare un like se ti piace il video, perché farebbe bene all'algoritmo di YouTube per la mia pagina. Questa pagina si sostiene grazie a voi. Puoi anche decidere di diventare un membro se lo vuoi. Questo canale si occupa di storia, mitologia, occultismo, simbolismo, tecnologia, mistero e ricerca della verità. Le mie ricerche sono finanziate e sostenute dai miei iscritti a Patreon, che partecipano attivamente alla ricerca, e i membri di questa pagina ovviamente. Ti ricordo che nella descrizione di questo video puoi trovare il link a tutti i miei canali. Il canale secondario su YouTube che si occupa di mistero, dedicato a mistero, è il mio blog principale, Ante Omnia, su Patreon, dove troverai tutte le mie ricerche divise per sezioni, integrali, letture e download, testi antichi, geografia antica e analisi. Troverai inoltre una sezione dedicata alla ricerca della persuasione occulta nel cinema e nella musica, in tutta l'industria dell'intrattenimento a partire dai romanzi. La pagina contiene 2 chat tematiche, presto 3, e una community di gente curiosa e attiva come me, come te, come noi. Tutti i documentari presenti nella pagina ufficiale su Patreon sono integrali e senza censura.